Ieri la firma di Carlo De Risio, oggi la prima seduta con i nuovi compagni di squadra nell'allenamento congiunto al Poggio contro il Pineto dell'ex Marco Pomante. Finita 3-1, reti di Giambo Rauti e dello spagnolo Arnan Lazcano, centrocampista in prova, classe 2003, che al primo impatto ha destato una buona impressione. Il mercato posticipata la ripresa del campionato. Contagi permettendo, si tornerà in campo sabato 22 gennaio. Situazione per questo ancora più di stallo, a maggior ragione le società prendono tempo. Per far sì che arrivi qualche altro giocatore urge sfoltire l'organico e la condicio sine qua non. In uscita, lo ricordiamo, Valdifiori e Galano, che hanno in essere contratti onerosi e dunque rappresentano i casi più spinosi. E poi vari Marilungo, Frascatore, Rizzo, Bocic, Nzita, molto probabilmente anche De Marchi. Altro limite in chiave mercato, il cosiddetto indice di liquidità che i club devono rispettare. A spiegare di cosa si tratta il presidente Daniele Sebastiani. L'indice di liquidità è quell'indice di cui la federazione tiene conto, che consente a una società, se ha delle carenze, o di fare gli acquisti coprendo gli acquisti, oppure di fare gli acquisti levando contestualmente per pari importo giocatori che ha già in carico. Ed è un indice che chiaramente deve essere rispettato. Cioè, se purtroppo non venisse rispettato, quali sarebbero le conseguenze? Per capire. No, non sono conseguenze, che non puoi fare mercato. O se lo fai, non solo devi prendere il contratto del giocatore, ma lo devi coprire ulteriormente con fideiussioni bancarie.